Signore e signori, buonasera e benvenuti all'appuntamento col telegiornale di Radio Teleappennino. Quest'oggi iniziamo con una triste notizia, infatti ormai ne hanno parlato anche gli organi di stampa, i principali giornali sportivi italiani. Ci ha lasciato Eugenio Bersellini, il mister che ha profonde origini e profondi legami con Borgotare, con la Valtaro. Abbiamo quindi fatto un pezzo che cerca di raccontarvi chi fosse e chi è stato Eugenio Bersellini, in particolar modo con la consapevolezza che comunque tantissimi borgotaresi e tantissimi abitanti della valle lo conoscono già molto bene, lo conoscevano molto bene perché continuava a venire frequentemente sul nostro territorio. Anche per questo, questa sera alle 20:30 presso la chiesa di Sant'Antonino a Borgotaro ci sarà un rosario che lo ricorderà. Invece, per chi volesse partecipare alle esequie, si terranno domani alle ore 16 presso la Cattedrale di Prato. Vi lasciamo al pezzo comunque di Emanuele Berni. Un alone di tristezza e malinconia si è abbattuto ieri su Borgotaro alla notizia della scomparsa di Eugenio Bersellini, un'atmosfera di quelle cupe che a lui in primis non sarebbe piaciuta. Sergente di Ferro era sì il suo soprannome, ma tutti lo ricordano soprattutto come una persona gioiosa e felice, amante del nocino e della vita sobria, lontana dai riflettori che solo la sua Borgotaro riusciva a regalargli. In campo, da allenatore, era un'altra cosa. Unico nel conciliare quella garra tipicamente nordica ad un'alimentazione rigidissima, doti che solo la sua provenienza montana poteva avergli tramandato nel DNA e che gli hanno permesso di essere artefice di molteplici successi da allenatore. Bersellini trasmetteva ai suoi giocatori la fama e l'intransigenza di chi, come lui, porta sulla pelle i segni di una lunga gavetta, partito da allenatore del Lecce in Serie C e scalando anno dopo anno le preferenze di tanti presidenti di squadre di B, come Salento e Como, fino all'arrivo alla massima categoria calcistica alla guida di Cesena e Sampdoria. È con l'Inter che ottiene i maggiori successi, due Coppe Italia e soprattutto la vittoria dello scudetto nella stagione 79-80, vittorie che mai come nel suo caso portano la firma della dedizione al lavoro e della disciplina, caratteristica apripista di una generazione di talenti come Marini, Bordon, Altobelli e di un giovane che divenne discretamente importante nell'Inter, quel talentuoso Beppe Bergomi che proprio il sergente fece esordire, duro e pretenzioso in campo, pacato e disponibile con la stampa, un comunicatore dimesso e sempre lucidissimo allo stesso tempo, ben distante dai metodi severi che utilizzava con i suoi giocatori, l'esempio calzante di chi pretende molto perché sa di poter dare tanto. Ecco perché, quando si parla di allenatori, l'accostamento Borgotaro-Bersellini è diventato un binomio inossidabile in Italia e nel mondo. Il pezzo che segue è un collage di un video che è attualmente presente sui social media, un video che parla ovviamente delle missioni d'origine a Borgotaro e delle, diciamo, difficoltà e preoccupazioni degli abitanti della località Le Spiagge. Ribadisco, è un video preparato e prodotto dal Comitato Olari del Borgo e dico anche che è stato ridimensionato e ridotto. Nel senso che è stato accorciato per esigenze televisive rispetto a quello che era la lunghezza del video che potete vedere comunque sui social media. Speriamo di non avere stravolto il messaggio che è contenuto all'interno del video. Voglio far presente che da parte mia non c'è nessuna posizione su questa questione né a favore di Laminan, e neanche a favore del Comitato Olari del Borgo. Io cerco di capire, per quel che mi riguarda, qual è la situazione e racconto quello che mi arriva. Voglio far presente però che ho chiesto a qualche amico di Borgotaro, perché io non abito a Borgotaro, quindi le missioni d'origine non arrivano fino dove abito io. Ho chiesto a qualche amico di Borgotaro che nella prossima occasione in cui ci saranno queste famose emissioni d'origine di comunicarlo, perché se la famiglia me lo permetterà, mi precipiterò a Borgotaro per farmi effettivamente un'idea di quale sia la situazione. Insomma, questo è l'impegno. Ribadisco, non voglio e non sono schierato da nessuna delle due parti. Adesso comunque vi mandiamo questo pezzo sperando di non aver scontentato nessuno e sperando di riuscire comunque sempre a salvare capre e cavoli.
È passato un anno e purtroppo siamo ancora al punto di partenza. La puzza forte, intensa, continua. Non solo, corredata dai vari sintomi, la varia sintomatologia, che questa provoca, eccetera. Non credo serva a molto dire siamo in fase iniziale, abbiate pazienza. Credo che di pazienza, ne abbiamo avuta anche troppa. Chiediamo che sia trovata una soluzione il prima possibile. Sono qualche giorno che noi siamo tappati in casa. Io sono un abitante delle spiagge, abito proprio in faccia alla lamina. La puzza dà molto fastidio, però sinceramente ci preoccupa molto di più quello che c'è dentro la puzza, che ancora di chiaro non sappiamo niente. Io personalmente più che delle esalazioni o d'origine che in questo periodo anche grazie ai venti vanno e vengono, seppur i momenti sono molto forti, sono preoccupato per problema sanitario e respiratorio. Vedo che ogni persona poi ha delle reazioni leggermente diverse, ma che sempre affliggono vie respiratorie piuttosto che occhi, eccetera. Siamo preoccupati perché non c'è informazione. Non è stato comunicato niente da parte degli enti preposti e siamo molto preoccupati per il futuro. Anche noi che abitiamo le spiagge abbiamo gli stessi problemi, abbiamo ancora iniziato a sentire la puzza di qualche mese fa. Sinceramente questa situazione ci sta portando via molto molto tempo, perché ci troviamo, per seguire le istruzioni giustamente delle istituzioni che ci hanno dato, a segnalare, ARPA, OSL, vorrei dire che questa attività porta via molto, molto tempo. Non so se si vede, ma sono un po' commosso perché ho appena visto il pezzo che segue tra poco. Perché è difficile riuscire ad accettare la morte di una mamma di due bambini che aveva solo 48 anni. Anche per chi crede e per chi ha una fede profonda come aveva Amy. Spero davvero che lei avesse ragione, che ci sia qualcosa di là e spero davvero che possa far capire alla sua famiglia che c'è ancora e gli è vicina. Sicuramente tutta la comunità ieri era vicina a lei e l'ha ringraziata per quello che ha fatto per Monastero di Gravago e per la sua famiglia. Ci associamo quindi al saluto di tutti dicendo ciao Amy e speriamo di rivederci in cielo. Sei bella per il tuo viso pulito, sei bella per quanta vita ti è passata addosso, per i sogni che hai detto e che non conosco, bella per tutte le volte che toccava a te, ma ad altro prossimo, bella per le parole spese in vano e per quelle cercate lontano, per ogni lacrima scesa di notte al chiaro di una notte, bella per il sorriso che provo, le attenzioni che non trovo, bella per le emozioni che senti e la speranza che inventi. Sei bella semplicemente come un fiore raccolto in fretta, come un dono inaspettato, come uno sguardo di fatto o un abbraccio sentito. Sei bella. E non importa che il mondo lo sappia, sei bella davvero, ma solo per chi ti sa guardare da tutto il mondo. Con queste parole i familiari, parenti, amici e conoscenti al monastero di Gravago in Val Novelli a Bardi hanno salutato ieri pomeriggio in una fresca giornata soleggiata Emanuela Invernizzi, scomparsa a soli 48 anni. Ha scelto di vivere in queste vallate con il marito e due bambini per crescere la famiglia in semplicità e in modo naturale. Ad accompagnarla nel suo cammino in cielo i canti del coro di Gravago, voluto con impegno e tenacia proprio da lei, realizzando così il sogno di Don Luigi. Signore,
Toccante e profonda commozione anche per chi non l'ha conosciuta, le parole sul suo viaggio fatto in Terra Santa, con la scoperta, giorno per giorno, di un Signore sorprendentemente infinito. Non è mancato il grazie dei compagni del coro. Ciao Amy, con poche parole vogliamo dirti grazie. Grazie per averci insegnato, con la tua voce melodiosa, che cantare è pregare due volte. Ci hai invitato a casa tua e con la tua chitarra e il tuo entusiasmo, la voglia di stare insieme e il tuo amore per il canto ci hai insegnato a cantare. Grazie per averci fatto vincere le paure e le nostre emozioni e noi oggi ti diciamo grazie. Grazie maestra Amy, sarai sempre con noi. Al termine della cerimonia, celebrata da Don Luigi Brigati con i parroci di Bardi e Pione, come da desiderio di Emanuela, un piccolo rinfresco, mentre sul suo feretro, dentro al monastero di San Michele Arcangelo, continuavano gli ultimi addii al suo sorriso. Scusatemi di nuovo. Ora lo spazio a qualche minuto di pubblicità, poi torniamo con le altre notizie da Collecchio, le notizie sportive ancora dall'Alta Valle del Taro. Nel ricordarvi che il mercatino dell'antiquariato ci sarà questo fine settimana, il 23 e 24, passiamo al prossimo servizio che riguarda sempre Borgotaro e sempre qualcosa di mercato, fiera, ed è proprio la fiera più importante per Borgotaro, che è quella del fungo porcino. Un binomio vincente, Borgotaro e il porcino, perché c'è il fungo porcino IGP di Borgotaro che è oramai conosciuto in tutto il mondo. Sta di fatto che è stata una fiera importante, con tanti ospiti illustri, con qualche preoccupazione per la mancanza del fungo borgotarese, che però sembra che grazie alla pioggia di questi giorni inizi a dare presenza, a far presente che esiste e c'è anche lui. E probabilmente lo faremo vedere domani in un pezzo su una importante raccolta di funghi che ha fatto un abitante della nostra valle. Ma vi lascio al pezzo di Emanuele Berni. Sabato mattina a Borgo Val di Taro è appena terminata la cerimonia di inaugurazione della 42esima sagra del fungo proprio a Borgo Taro. È previsto un boom di turisti nel weekend, anche guardando i dati di prenotazioni degli alberghi. Anche il tempo ci ha graziato, dopo le piogge di ieri sera insistenti che vanno bene per i funghi, infatti si è sfogato e oggi è tornato a splendere il sole, quindi questo fa ben pensare che l'affluenza anche quest'anno, e già si può notare dalle prime ore di questa mattinata, l'affluenza sarà veramente numerosa. È una soddisfazione perché il comitato vive su questo, cioè è sulle persone che vengono, è il nostro successo. Quindi la fiera è anche quest'anno è grande, ogni anno cerchiamo di migliorare, perfezionare quello che sono logisticamente gli spazi e poi auguriamo a tutti un divertimento. A volte è necessario portare delle migliorie anche dal punto di vista culinario o dei prodotti messi in esposizione dalle bancarelle, anche a causa della mancanza di un fungo porcino locale. Certo, ovviamente il fungo qua è il re di questa manifestazione, purtroppo però la carenza del fungo locale deve far comunque portare a dare degli altri prodotti, quindi anche il tartufo stesso, per esempio, che comunque in assenza del esatto, e poi ovviamente tutto quello che la nostra regione e non solo, anche le regioni confinanti ci offrono, che sono i nostri prodotti locali, che in Italia siamo ben forniti per fortuna di questi. Fungo che è buono da mangiare ma anche da cucinare in vari modi. Gli appuntamenti clou delle due giornate del weekend saranno oggi pomeriggio lo show cooking con Mario Marini e domani un ospite d'eccezione, Giulia Brandi, partecipante di Masterchef dello scorso anno.
In questi giorni a Collecchio, anzi ieri e l'altro ieri, a Collecchio c'è stata la fiera, uno degli appuntamenti più importanti dell'autunno della Parmense e della zona pedemontana. Una fiera con tante attività, tanti eventi. Noi abbiamo visto un evento particolarmente interessante, una manifestazione, diciamo una esibizione di pole dance organizzato da una scuola di danza che si trova a Ricò, a Fornovo. Questa è la prima puntata, manderemo poi un altro pezzo anche nei prossimi giorni, sempre sulla scuola, di pole dance. Però guarda che i vigili devo dire, hanno una reperibilità, no, vedi che sono a Volfara, i vigili che sono forti, sono forti. Alla fine io ho vinto, grande no, però dico, come dico i vigili, però possono Siamo a Collecchio con Chiara Adinovi di Dance Studio di Ricò. Gli chiediamo cosa fa qua a Collecchio e come stanno andando le attività a Dance Studio. Ciao, dunque le attività sono appena ripartite, la scuola ha aperto questa settimana, oggi siamo qua a presentare a Collecchio l'antigravity e la pole dance che sono solo due delle attività che facciamo, ci stiamo specializzando nelle attività aeree, oltre la scuola è una scuola di danza classica principalmente, ma stiamo spaziando anche nelle nuove discipline, antigravity si fa con i tessuti di seta, una danza aerea, e invece la pole dance si fa con una pertica verniciata che può girare o stare ferma. Queste sono le ragazze che sono venute oggi ad aiutarci. Passato l'evento ci sei. Allora io dico l'organizzazione, perché se li vede, chiaro, non è il cottone. Mi piace il cottone, cioè da lì parte. È iniziato il campionato di calcio anche per le nostre squadre locali. Ieri è stata la prima giornata, nonostante la battuta d'arresto del Parma che ha perso 3-0, la nostra squadra maggiore che seguiamo come Parmense, vediamo come sono andate invece le cose per le squadre del territorio della Valtaro e della Valceno. A voi il servizio di Emanuele Berni. Una prima giornata di campionato che sorride a quasi tutte le squadre della Valtaro. In prima categoria ne escono indenni le due compagini borgotaresi con la vittoria in trasferta della Valtarese per 1-0 sul campo del Boretto e pareggio a reti bianche tra Borgotaro e Ghiare. Sconfitta inaspettata visto l'ottimo precampionato per il Solignano che perde 4-2 fuori casa contro il Sorbolo, mentre continua la striscia negativa del Bardi, altra sconfitta 1-0 sul campo della Casalese. Diventano 4 i risultati negativi su 4 gare ufficiali tra campionato e coppa. In seconda categoria, successo all'ultimo respiro per il Compiano, il quale si aggiudica il derby contro il Valgotra grazie a una trasformazione di Moretti all'89esimo minuto su calcio di punizione. Male la Varanese che esce con le ossa rotte dal campo di Sivizzano, 4 gol subiti e uno solo realizzato. Inizia con il piede giusto il Terre Alte Berceto in terza categoria, vittorioso in trasferta sul campo del Deliziate di Football per 4-2, a segno Alinosi, Devoti, Della Pina e Bruni. Dopo la brutta prestazione nel torneo balisciano, proprio contro il Terre Alte Berceto, la Bedoniese riparte dai suoi bomber Le Rose e Moglia, i principali artefici di numerosi successi per la società gialloblu la scorsa stagione. È grazie a loro 1-2 tra fine primo tempo e inizio del secondo che gli uomini di Mocelin archiviano la trasferta di Fraore, 3 punti fondamentali su un campo ostico per iniziare al meglio il cammino in campionato. 3 punti che assumono ulteriore valore considerando le pesanti assenze di Scarpenti, Carminati e Mazza. Ed ora veniamo alla consueta pagina del meteo con precipitazioni anche consistenti che continueranno fino a domattina attorno alle 8 o alle 9, questo per la Bassa Valle, con una giornata che inizia con un timido sole per poi ritornare coperto. Questo riguarda Collecchio, Fornovo e Medesano. Per quel che riguarda invece la Valtaro, l'Alta Valtaro e la Media Valtaro, da Solignano, Berceto, ma anche Borgotaro e Bedonia, le previsioni che abbiamo visto sono quelle più che altro di Bedonia. Abbiamo un tempo simile a quello della Bassa Valle, quindi pioggia fino a domani mattina, con però una giornata più bella domani lungo la giornata, qualche nuvola ma anche abbastanza sole. Temperature comprese tra i 9 e i 18 gradi per quel che riguarda Bedonia e Borgotaro. Per quel che riguarda la Valceno, situazione abbastanza simile ma con precipitazioni meno intense. E anche qua una giornata più piacevole rispetto alla Bassa Valle. Temperature qua comprese tra i 9 e i 17 gradi.
E con questo è tutto, anche per questa sera vi salutiamo cordialmente, vi ricordiamo che dopo il nostro telegiornale andrà in onda una puntata di Punto Sport, una puntata interessante e frizzante perché è appena iniziato, come dicevamo, il campionato locale. Quindi vi rinnovo i miei auguri di trascorrere una piacevole serata e vi saluto per rivederci di nuovo domani sera.